scontro a tutto campo all'interno del PD siciliano dopo la direzione regionale di sabato scorso. Il governatore Rosario Crocetta parla di processo eretico contro il suo megafono. La doppia militanza PD-megafono è stata bocciata dal partito, mentre si attende il pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia. Crocetta intanto si candida ufficialmente alle primarie nazionali dei Democratici e tira la volata al regionale alla sua assessore alla formazione Nelly Scilabra. 130 milioni di euro destinati ai contratti di sviluppo e alla zona franca per la legalità di Caltanissetta da un anno sono bloccati nelle casse della regione siciliana. L'avviso dell'assessorato attività produttive è già scaduto, ma dell'impiego di queste risorse non c'è traccia. Il Codacons presenterà un esposto alle nove procure della Repubblica Siciliana a seguito delle dichiarazioni su sprechi e caporalato nella sanità isolana denunciati dal presidente della Commissione Salute, Giuseppe Di Giacomo. Intanto i 320 farmacisti di Palermo e provincia attaccano la politica della regione nel settore. Stipendi e servizi pubblici a rischio in Sicilia. Mancano 100 milioni di euro per pagare i dipendenti di enti e aziende della galassia regionale, secondo i conti della Commissione Bilancio dell'ARS, mentre da settembre a rischio porti, aeroporti, scuole e università per effetto della soppressione delle province. Per garantire i servizi servono altri 80 milioni. Emergono i primi dettagli sull'omicidio-suicidio di Gela, dove un pregiudicato di 51 anni, Salvatore Greco, ha ucciso con 4 colpi di pistola Maria Anastasi, 46 anni, la donna con la quale da alcuni mesi aveva una relazione, per poi togliersi la vita. L'uomo ha esploso 3 colpi al viso della sua vittima e uno al petto. La pistola utilizzata dal presunto assassino, una calibro 38, era stata rubata 2 anni fa a Vittoria. Vertenza rifiuti a Palermo. I dipendenti della fallita azienda municipalizzata Amia si rivolgono al giudice per ottenere il pagamento di stipendi e indennità arretrate. Intanto il comune presenta la RAP, Risorse Ambiente Palermo, la società che prenderà il posto dell'Amia. Slitta l'avvio delle isole pedonali nel capoluogo siciliano. Nel primo giorno di efficacia dell'ordinanza comunale, a partire dalle 7, la polizia municipale avrebbe dovuto apporre i cartelli di divieto al transito delle auto a Piazza Bellini, Piazza Settangeli, Porta Nuova, Piazza del Parlamento e Piazza Bologna, ma così non è stato. Non rispettata invece l'unica isola pedonale attiva in Piazza del Parlamento. In Sicilia è in arrivo il grande caldo. Dopo alcuni giorni di temperature alte ma non eccessive, l'ondata di caldo africano chiamata Caronte incombe. Agli inizi della prossima settimana si raggiungeranno punte di 41-42 gradi nelle zone interne, mentre le principali città, da Palermo a Catania, da Messina a Siracusa, arriveranno a 37-38 gradi. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.